Tantissimi salernitani ieri sera 21 agosto presso l'atrio della Cattedrale di Salerno in occasione della tradizionale alzata del panno di San Matteo Apostolo, evento che segna l'inizio delle celebrazioni dedicate al patrono della nostra città. Prima dell'alzata del panno, momento particolarmente amato dai salernitani, la Santa Messa, celebrata nella cripta del Duomo dal parroco Don Felice Moliterno, a conclusione della quale si è snodato il corteo con la reliquia del braccio e il panno del santo, che dalla cripta ha raggiunto il quadriportico della cattedrale, risalendo lo scalone monumentale e trovando ad attenderlo l'arcivescovo che ha accolto la sacra reliquia del braccio. Subito dopo il momento più atteso con i portatori che hanno essato il panno, quello realizzato agli inizi degli anni 70, come ha precisato Don Felice durante la messa, e non quello storico recentemente restaurato e ora conservato nella Sala San Tommaso. È un invito che la comunità, non solo cittadina ma diocesana tutta, riceve da San Matteo, quello di alzare lo sguardo verso l'alto e di riconoscere il grande dono che noi abbiamo, cioè la presenza dell'Apostolo ed Evangelista Matteo. Una presenza che ci richiama ad una responsabilità, cioè quella di accogliere la proposta che Matteo nel suo Vangelo ci offre, la proposta di uomo nuovo che è Gesù stesso. Ed è una proposta che vale per tutti, anche per i non credenti, perché il Vangelo ci presenta, credo, la più alta forma di umanesimo. Non c'è uomo perfetto se non Cristo, e quindi questo ci aiuta a superare quelli che sono i pericoli di oggi. Matteo nel panno c'è scritto: Salerno è mia, io la difendo. E l'immagine rappresentata è quella dell'intervento dell'Apostolo di difesa della città dall'attacco dei saraceni. Non ci sono più i saraceni, ma ci sono altri pericoli da cui il Vangelo ci difende: la perdita dei valori, anche il disimpegno, il disinteresse per la cosa pubblica. È la città tutta che viene richiamata a prendere in mano il Vangelo, ad alzare lo sguardo verso l'alto e a dare un senso a questo tempo che viviamo. Ogni anno, carissimi, ci ritroviamo in questo momento dell'alzata del panno di San Matteo, che inaugura il mese dei festeggiamenti in onore del nostro santo patrono, ascoltando il brano delle Beatitudini, se così è espresso l'arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, durante il momento di riflessione che ha preceduto l'alzata del panno. Quest'anno le parole di Gesù risultano particolarmente significative. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Tutti verbi al futuro che ci fanno capire come la realizzazione piena di queste beatitudini, e purtroppo ne abbiamo conferma in questi tempi assai tribolati, è da attendersi solo alla fine dei tempi. Tuttavia al presente tutti devono instancabilmente cooperare affinché questo orizzonte escatologico, cioè finale, inizi a realizzarsi anche nel tempo che viviamo. È una responsabilità questa affidata a tutti gli uomini di buona volontà. Beati i poveri in spirito, perché di essi già ora è il regno dei cieli, e particolarmente a noi cristiani, perché Cristo è il re della pace. La pace che Cristo ha realizzato per noi sulla croce è costata un prezzo altissimo. Anche noi dobbiamo pagare un prezzo alla pace, e la nostra conversione, il nostro cambiamento di mentalità, dalla ricerca del potere al servizio, dalla cultura dell'indifferenza a quella del prendersi cura, dalla ricerca egoistica dello star bene a quella rivoluzionaria del voler bene. Ci vuole un grande atto di fede e di coraggio per diventare costruttori, o come dice Papa Francesco, artigiani di pace. L'arcivescovo, infine, in attesa del programma definitivo e dettagliato, ha annunciato le celebrazioni più significative che si terranno in onore del nostro santo patrono. Il 20 settembre si terrà il triduo liturgico in preparazione alla solennità di San Matteo. Mercoledì 18 alle ore 19 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Ausiliare di Salerno, Monsignor Alfonso Rai. Giovedì 19 alla stessa ora la celebrazione eucaristica sarà invece presieduta
dall'Arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole, che sarà anche uno dei relatori delle tradizionali giornate matteane, organizzate dall'Ufficio Cultura e Arte e che si svolgeranno nell'atrio della cattedrale alle 20:15 nelle serate di mercoledì e giovedì, dopo le celebrazioni eucaristiche. Venerdì 20 alle ore 19 si terranno i primi vesperi capitolari presieduti da me, Arcivescovo, con la presenza dei superiori e degli alunni del nostro seminario. Al termine si svolgerà il rito della raccolta della manna. Il pontificale in onore di San Matteo, sabato 21 settembre alle ore 10:30, sarà da me presieduto, ma è stato invitato a concelebrare e a tenere l'omelia il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli. La ragione di questo invito è data dal fatto che in questi anni, dall'anno scorso fino al 2026, ricorrono gli 800 anni di alcuni eventi fondamentali della vita di San Francesco. Ci è sembrato significativo unire quindi la ricorrenza del nostro santo patrono Matteo a quella del santo di Assisi, anche perché ai frati minori è affidata la custodia di Terra Santa, terra a noi particolarmente cara e oggi drammaticamente sconvolta dal terrorismo e dalla guerra. Infine, alle ore 18 del 21 settembre, come da tradizione, si terrà la solenne processione per le vie della città, che si concluderà con una celebrazione eucaristica nella cripta di San Matteo.